Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Bene, andiamo con la saga di Majin Buu, che è la più tosta tra le tre. Sì, come no. Comunque mi sbagliavo prima. Volevo dire che questa è la quarta saga. Ok, cominciamo subito dallo scontro Goku contro Vegeta. Bello. Chissà come sarà Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Speriamo bello. Ma magari sarà come un po' Kakarot forse. I don't want to give Majin Buu any energy. I'm going to end this quickly with my full power. I look forward to it. Let's see the fruits of your training in other world. Here we go. I'll kill you, Kakarot. Eh no. Ah ecco, non mi ricordavano più i comandi. Ma ecco, basta un pochino. Ma che si troppo sa troppo e risordi per colpa mia. Oh, non scappare. Beccati questa! Fuga! Nah. You should know better than to lower your guard against me. I'll take care of Majin Buu, and I'll deal with you later. If I'm still alive, that is.
Ma io qua sinceramente avrei messo vincitore, perché tanto poi ho fatto la Vegeta, quindi che cacchio metti. Va bene, hai vinto. Ok, va. Bene, ho già problemi all'inizio, che sapete che io ogni saga la faccio la faccio subito al volo. Ma fai certo, Vegeta è una delle persone più odiose da affrontare. Quando fa così. E non lo dico solo qui, anche il Dragon Ball Xenoverse, che fastidio. Quando deve affrontarlo insieme a Trunks. Beccati questa! Mi è fatto arrabbiare, sai quanto? Ah, vuol dire facciamo così? Vai, visione! Mi sei fatto una cavolata. Scusa, ma te la rito indietro, eh. E vai. Vegeta, I'm sorry. This was the only way. Anche se io l'avrei fatto in un altro modo, eh. L'avrei fatto completo facendo vincere Vegeta. Di come poi sappiamo che poi lo mette a terra e va a fare Majin Buu, no? Ecco, in questo caso questa vittoria secondo me non merita. Quella di prima che ho perso merita. Vabbè. Passiamo a Vegeta contro Majin Buu. Anche se questa lotta non sta da fare. I'm not going to hell by myself. I'm taking you with me. You made Boo mad. Boo made you dead. Perché poi dico, tu giochi la prima partita, no? Vedi che hai vinto con Goku e poi dici, ma perché ho vinto usando Goku? Se poi devo affrontare Vegeta, Majin Buu con Vegeta non ha senso. Veramente. What?
L'interscelta da parte dei programmatori è sbagliata, molto sbagliata. E poi gli dico, come cavolo fa avere la mossa un'energetica se non l'ha mai vista da Goku? Ecco un altro dettaglio che è sbagliato, perché Goku impara l'onda energetica dopo che ha portato Goku al terzo livello. Quindi anche in questo caso è sbagliato. Veramente non è immortale. Se uno si rigira i pezzi, non vuol dire che è immortale. Insomma, infatti, ma di voi è fatto di gomma. O no? In pratica. Ma vai tu, guarda. Usa la mia stella più grossa. One Punch Man! Vabbè, la mossa finale non la uso neanche perché tanto so che... è la mossa kamikaze. Giusto, aspetta, vado a vedere. Allora, mossa finale e esplosione finale. Sì, penso proprio di sì. Venga di questa bolla. Mi avvicino un po'. Morirmi adesso, I have to blow you into so many pieces you can't even regenerate. Perché adesso puoi morire. Someone to protect could draw this much strength. Kakarot, I think I understand now why you've always been so strong. Ok, qual è la prossima battaglia? Contro, non so, Majin Buu contro Majin Buu per dire, oppure Gohan contro un Majin Buu supremo, Gotenks contro Majin Buu, vediamo. Ah! Ok, saltiamo queste due fasi e andiamo a Vegeta contro Super Buu.
Vabbè, se è così, allora la prossima, forse dopo questa sarà quella finale. Penso. Vegeta, don't talk. Just put this on your right ear. Look at me. I am now in my strongest form. Ah no, l'ho beccato, dai! Cosa, ma se Goku e Vegeta avessero combattuto così, senza fusione, fin dall'inizio, sarebbero riusciti a battere Majin Buu in questo stato? Perché una cosa è sicura, se avessero fatto così fin dall'inizio, beh, il pianeta non sarebbe stato distrutto. Once we fuse together, we can never return to being two people again. Got that? What? Don't tell me that the last second! Please, Vegeta! No choice then. Oppure potevano eliminarlo più velocemente in questa forma. Tanto poi alla fine è stato inutile, perché l'hanno fatto per... dopo, vabbè, sono entrati dentro di lui per salvare tutti quanti, ma... Come ho detto, poi è stato inutile, perché poi è diventato King Buu e ha praticamente distrutto la Terra, e quindi li ha uccisi tutti quanti. Ok, non ci credo. Non so, in quel caso sarebbe stato molto più meglio eliminarlo e basta, no? Poi chissà se con la fusione Potara se l'avrebbero fatta poi a eliminare Kim Buu anche in questo stato. Secondo me credo di sì, anche se non sarebbe stato immediata la cosa, anche se all'epoca nessuno sapeva che c'era un limite di tempo per la fusione tra due non dei, non lo so. Vabbè. Ma vai sopra. You know something? This isn't any fun at all. I wish you would take this more seriously. Or maybe you were serious all along. In either case, I was out of line. Sorry. What are you doing?
is not a game. Do it now. Wipe out Majin Buu now. Darn it. What have you done? No. I'm just as surprised as you are. Didn't you think I'd be able to make such a fool out of you? You can't get me. Peccato che poi non vediamo neanche mai la battaglia di Vegeta Bru contro Lord Beerus per vedere se è più forte o meno. Siccome è lui quello che ha visto nella visione. Boh, magari nel nuovo Dragon Ball che faranno ci sarà questo scontro, ma ne dubito. Molto ne dubito. Taglietto offerto della casa. You don't seem to fully understand, so why don't I explain it to you? Your efforts are useless. You can't possibly win against me, no matter how hard you try. You've tried all sorts of things, but they just aren't working. All right, we get it. Please, please just finish it already. Now then, I'm growing tired of this. So how about I finish this now? That's it! That's good! Hurry and defeat them! Vai, beccati questo! Questa battaglia sta durando un po' troppo, Beh, dai, che quasi è andato. Colpo finale. E poi una cosa io ho pensato tante volte, ma siccome Vegeta e Gogeta sono due versioni in una fusione, dico, perché non ho mai pensato di farli nascere sulla Terra? Oppure di renderli veri? Ecco la battaglia finale. Almeno ci sarebbero altri due Saiyan sulla Terra, anche se sarebbero quelli più potenti di tutti, visto che sono appunto l'unione di Vegeta e Goku. Madonna. Ho sempre detto che Kim Buu è il cattivo più potente della trilogia di Dragon Ball. Maledetto, non l'avevo visto. For my own enjoyment.
Per un pelo. Vai, artiglio del drago. No, eh. Ecco, vieni proprio dritto, dritto. Ma fatti beccare come un idiota. Madonna, che combo! Comunque una cosa che vorrei tanto vedere arrivare sulla PlayStation 4 è la trilogia dei giochi di Budokai Tenkaichi. Perché ovviamente io ai tempi, come tanti altri, ho giocato tanto al primo Tenkaichi. Io me basta, mi è tormentato abbastanza. Ok, adesso non mi sfuggi. Dai, prendilo. Perché ho paura che mi ammazza con un'onda energetica? Dai, caricati, caricati, caricati! Ecco, finiamolo così! Bene, raga, qui faccio un piccolo taglio che sono a 28 minuti e i 2 minuti non ce la faccio a finire tutto quanto. Quindi devo fare un taglio e unire. Salve raga e benvenuti al resto della saga di Majin Buu. Allora, conclusione. Questo pezzo è così odioso che già sono 4 volte che muoio. E ho cambiato la difficoltà facile per poterlo fare più facilmente. E niente, mi massacra sempre. Quindi vediamo se questa è la volta buona. Ok, raga? Ok, get ready. It's time to make a spirit bomb. What? A spirit bomb? Hey, your idea was to use the spirit bomb, right? It's not possible. To take down Boo, I'd have to gather every bit of energy from everyone on Earth. Let the people of Earth take responsibility for themselves for once. You won't be just taking a bit. You'll take every ounce of energy they have. All right, Kakarot, take your place. Everyone! Share as much of your energy as possible with me, please! Ok. Subito? E che cavolo? È odioso quando si prende, ma è bello quando si usa. Not.
Ok. L'unica speranza è indebolirlo con tutti i personaggi, poco per volta. Con Goku meglio fare così. Peccato che non possa trasformarmi. Carica il bastone, maledetto. Poi i miei danni sono anche pochi, uno nulli quasi. Ok, una barra è andata. E rimangono 5. Che bello, eh. Anche se non è detto che ce la faccia. Poi. Vale questa cosa di poter scrivere l'onda quando la preparo. Beccati questa! E non l'ho beccato neanche. Ma dai! Ma sul serio? Eh no, guarda come l'ho schivata poi. Dai. Vai, seconda barra andata. Dove credi di andare? Il che posso ti bastano con tutti. Fammi una cosa. Ok, meglio non usarlo. Il selvaggio, sì. Vai Goku, dai che siamo la terza. Ancora? E siamo la terza, bene. Almeno in questa partita con Goku sto resistendo. Non mi scappi. Preso. Dai che siamo alla seconda. Goku resistimi, resistimi per un po', dai.
No, volevo usare quelli di Santania. E dopo così morto. Vabbè, cambio. Dai, tocca a te. Fai un bel danno. Me lo cerca. Madonna. Perfetto, dai. Schivato. No. E lo sapevo. Comunque io potrei anche non seguire la saga e ammazzarlo e basta, eh? Potrei. Aia. Ok, mi sta dando, tocca a te. Beccati i miei regali. Vieni. Cavolo, devo aspettare per forza. O voi lo faccio fuori e basta. Vabbè, dai, via. Adesso ha una barra. Everybody on Earth, I beg you, please share your energy with me. I need everybody's help. Raise your hands to the sky. Hurry! Vai, tutto a raffica. Vegeta, resistimi, resistimi, ti prego. No, non ti provare. Big Bang Attack. Vabbè, così di pulito, se non basta farlo fuori con la Jackie Dama, non lo so, eh.
back for better. Speriamo. Here it goes. Goku, I've asked the Dragon Balls to restore your energy. Ok, via Goku, allontanati, allontanati. Thanks, Dende. E sono morto. Ma porca miseria. Ah no, non sono morto. Però probabilmente lo sarò tra poco. Se non mi viene il punto dell'animazione. Ah, eccolo qua, meno male. Sorry it has to end this way, Boo. You're the most powerful opponent I've ever faced. I hope you'll come back someday as someone good. We'll have a little one-on-one. I'll keep training hard, and when the day comes, I'll be waiting. Addio. Oh, finalmente ce l'ho fatta. It's over. You took long enough. Ok, saltiamo visto che ho anche la batteria scarica. Salto questa questo dialogo. È stata veramente dura. Bello vedere le animazioni così. Chissà chi era quella ragazza, non lo so, guarda, e si incontrano fra tempo e futuro. C'è un gioco di Dragon Ball dove capita della PSP. Quindi raga, questa saga da incubo infernale mostruosa, non so che altro dire, è finita. E quindi ragazzi, vediamo con la prossima saga, che è quella di Dragon Ball GT. Quindi ci vediamo!